24 agosto 1929. Nasce al Cairo Yasser Arafat. All'Università del Cairo, dove studia per diventare ingegnere edile, sposa gli ideali della causa palestinese. Molto incerta si presenta la data in cui egli fonda Al-Fatah, il primo movimento per la liberazione della Palestina, che tuttavia alcuni storici del movimento palestinese fanno risalire al 1959. Si batte prima in Giordania, poi in Libano, affinché i campi profughi non siano smantellati, ma diventino il fulcro delle milizie che lottano per la creazione di uno Stato palestinese indipendente. Nel febbraio 1969 Arafat diviene leader dell'OLP. In tale veste, nel 1988, riconosce ad Algeri lo Stato di Israele. Inizia un cammino complesso che lo porta a siglare gli accordi di Oslo del 1993, che prevedono l'autogoverno entro 5 anni per i palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Nel 1994 riceve con i leader israeliani Shimon Peres e Yitzhak Rabin il premio Nobel per la pace per l'opera svolta ai fini della pacificazione del Medio Oriente. Muore nell'ospedale di Clamart, vicino Parigi, l'11 novembre 2004.